Paolo Di Paolo al Festival del Giornalismo Culturale. Come si fa a scrivere di viaggio in un'epoca di ipervisibilità? Beh, è proprio una domanda che resta aperta, perché abbiamo tante volte la sensazione, anche se non fossimo implicati in cose che riguardano la scrittura, che il mondo sia tutto scritto nei fatti, o addirittura tutto raccontato, ipervisibile in quanto moltiplicato, non solo da funzioni molto semplici delle app che ci consentono in questa fase, anche in questo istante, di vedere esattamente una strada di Los Angeles oppure di Kathmandu. E però nello stesso tempo anche il fatto che si siano moltiplicati gli scriventi di viaggio o i narratori di viaggio, perché il travel blogging, che poi ha avuto una grande esplosione soprattutto negli anni zero, adesso è stato sostituito da un micro blogging, diciamo così, che è rifluito dentro le funzioni social. E allora uno che scrive di viaggi, che vuole raccontare il mondo, anche non necessariamente il giornalista, ma diciamo così lo scrittore di viaggio, lo chiamerei così, ecco, che cosa racconta, come racconta, e soprattutto la domanda radicale è come fa la differenza. In questo senso diventa forse più decisivo il modello del narratore urbano, cioè quello che attraversa un luogo quasi fosse il suo, o probabilmente proprio il suo, cercando piste alternative dentro quello spazio minimo e magari già apparentemente conosciuto.